hop. Mistletoe home where you can see every couple try. E durante il periodo natalizio non poteva mancare l'appuntamento con il teatro. Lo facciamo in compagnia di Nicola Valenzano e Tiziana D'Angelo, che portano uno spettacolo dove? Al teatro La Vallisa, all'auditorium. Allora, questi due attori porteranno in scena uno spettacolo dal titolo? Allora, di solito si compongono gli spettacoli, poi si cerca un titolo, e ieri avevamo pensato che potesse cominciare con dei puntini sospensivi e poi seguendo la stella ad oriente, lo abbiamo chiamato. È nato ieri? Lo spettacolo no, è il titolo, perché di solito uno spettacolo che contiene delle cose fa in modo che ci si ispiri dopo al titolo. In scena voi due? Più Mario Mancini, più Carla Bavaro, che ci aiuterà insomma un po' col pianoforte e con il canto, e uno spettacolo che insomma richiama un po' quell'oriente dove io e Tiziana appunto per certi versi ci bazzichiamo, insomma. E allora il regista Nicola Valenzano ha definito questo spettacolo un'operetta popolare, e quindi è un insieme di pezzi che sono in periodo con quest'epoca, che ricordano le tradizioni antiche, quindi non solo italiane, bensì i magi arrivavano da terre lontane, e che quindi richiama con dei pezzi teatrali quest'epoca, ma ci porta anche lontano ad altre terre ed altri popoli. Bene, sono proprio curiosa di assistere a questo spettacolo. Beh, io spero che voi di Telebari, insomma, che state ovunque e dovunque, spero insomma che veniate, insomma. Noi il 27 debuttiamo. Qual è il ruolo di Nicola Valenzano? Ma sai, non esistono ruoli, ci saranno tantissime sedie in scena, in pratica sono 21 scene sedie bianche in scena, e poi con un grande cassettone dove di lì tireremo fuori di tutto e di più proprio. Quindi, una serie di storie, storie, di monologhi, di racconti, che andrà appunto partirà dal popolare fino ad arrivare al colto, insomma. Allora ti chiedo, quali sono i personaggi che interpreta Tiziana D'Angelo? Allora, io sarò, saremo un po' tutti dei viaggiatori comunque, saremmo delle persone alla ricerca, il personaggio dei magi forse può rispecchiare quello che in questo caso faranno gli attori, e quindi delle persone che viaggiano alla ricerca di qualcosa, anche il concetto di Itaca può ricordare questo viaggio, quindi dei viaggiatori che si accompagnano con degli oggetti, con delle borse che contengono delle cose, e che alla ricerca di qualcosa, in questo caso della luce, visto che parliamo del momento della natività e della fine dell'inizio dell'anno, e che cercano qualcosa, un viaggio interiore e un viaggio fisico. Come trascorrevi il Natale quando eri piccolo? Proprio l'altro ieri stavo ricordando questa cosa. Io sai che sono barese, verace, di Bari Vecchia, poi per quasi 30 anni sono stato a Roma e adesso sono ritornato, e proprio ricordavo questa cosa, era bellissimo. E intanto io mi ricordo che sentivo proprio l'odore del Natale, non ve lo so spiegare, però c'era proprio l'odore del Natale, uno. Due, si aspettava il Natale, perché appunto mi ricordo mia mamma, le mie zie preparavano i dolci, preparavano i giosoli, e poi era una gran festa, si mangiava tanto, cosa che ormai capita tutti i giorni, tutti i giorni mangiano, mentre mi ricordo si aspettava il panettone, adesso il panettone lo trovi anche 4 mesi prima ai supermercati. È difficile spiegare, forse quelli della mia età, chi ha mezzo secolo lo può capire, l'odore si è perso di questo Natale, però lo trascorrevo per le strade di Bari Vecchia con questi odori, mi ricordo benissimo queste donne con queste teglie, con tutti i dolcetti che andavano al forno di pietra a farli cucinare. Questo era il Natale di Bari Vecchia, il nostro Natale. Mentre il tuo Natale? Il suono degli zampognari. Io sono campana, sono salernitana, e a parte
quindi tutta la tradizione del presepe, il comporre il presepe, comprare ogni anno un personaggio o un pezzettino nuovo nel presepe. E all'epoca, come diceva Nicola, i giocattoli non erano tanti, quindi anche l'attesa della sorpresa, l'odore, come ha detto lui, dei dolci. Io ancora ora faccio gli struffoli con mia madre, lei è anziana, quindi io impasto, perché ora abbiamo tutto e sempre, quindi si avverte meno, però forse noi che invecchiamo riusciamo a risentirli quegli odori e quelle melodie. Le zampogne, comunque, gli zampognari. Mi ricordo che a Natale mi regalavano la maschera di Zorro e la spada. Il giorno dopo, in pratica, me la toglieva mia madre e me la ridava la Befana. Cioè, capite? Cioè, era lo stesso gioco in pratica, che me lo usavano per due volte. Capite? Comunque ero contento uguale, ero contentissimo. Il nostro tempo a disposizione penso sia terminato. Io ringrazio voi per essere venuti qui a farci anche gli auguri di buone feste. L'appuntamento, ricordo, con lo spettacolo che si intitola Puntini, 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 andando verso la Stella d'Oriente. Ok, alla Vallisa il giorni 27, 28 e 29 dicembre alle 8:30 la sera, 20:30. Grazie ancora, auguri. Says no one hears, we have come to find you.